Partenza con qualche difficoltà oggi a Napoli per il varo dell'ampia zona a traffico limitato istituita in occasione delle manifestazioni legate alle regate della Coppa America. Gli oltre 450 agenti della Polizia Municipale, impegnati a presidio di 18 varchi e soprattutto dei percorsi alternativi, non hanno evitato il formarsi di alcuni ingorghi e blocchi. Traffico sostenuto e momenti di tensione si sono registrati infatti sin dalle prime ore del mattino, quando gli automobilisti e i centauri sprovvisti di permessi per le ZTL si sono visti respingere ai varchi dalla Polizia Municipale. Chiediamo a tutti massima collaborazione di non accalcarsi ai varchi, perché lì passano residenti, passa il carico e scarico delle merci, naturalmente disabili, trasporto pubblico, taxi, chi deve andare ai parcheggi, cioè una lunga lista di autorizzati, ma non tutti, e quindi gli altri cittadini veramente sono invitati a non provarci, ma a cambiare percorso oppure a utilizzare il trasporto pubblico. È possibile che chi non aveva letto i giornali, non ha visto la TV, non si è assolutamente preoccupato di nulla, si sia ritrovato incolonnato a ridosso dei varchi, capendo solo questa mattina di non poter passare. Io sono convinta che ci fosse sia una quota di effettivamente persone che non si erano rese conto esattamente della portata e della vastità del provvedimento, e poi sono convinta che, ma questo me lo confermano anche i vigili, che ci fossero un po' di furbi che comunque ci provavano. La ZTL, in vigore fino al 25 aprile, prevede la chiusura al traffico privato di tutte le strade adiacenti il lungomare Caracciolo, con deroghe per mezzi pubblici, residenti e mezzi su due ruote. Gli agenti a presidio dei varchi della ZTL sono anche impegnati nel controllo dell'autenticità dei permessi rilasciati nei giorni scorsi dal Comune e per sanzionare le eventuali contraffazioni. È assolutamente fisiologico, siccome c'è un cambiamento molto forte sulla mobilità in città, che il primo giorno ci sono dei disagi. Bisogna abituarsi. Ad esempio, se si usa un percorso alternativo stamattina che era molto poco trafficato, quella riviera che hai a doppio senso, là si ha un respiro molto forte. Corso Vittorio Emanuele era intasato, ma via Santa Maria Cristina di Savoia era completamente libera, quindi i napoletani devono ovviamente abituarsi a conoscere il dispositivo. Ci saranno dei disagi che sono momentanei, ma e ci saranno anche dei correttivi, perché ovviamente serve poi con la pratica capire dove si può intervenire, ma ovviamente il progetto di ZTL, pedonalizzazione e tutte le opportunità che stiamo dando alla città si continuerà. Se oggi si va via Caracciolo è straordinaria.